I 10 borghi più belli del Trentino Alto Adige. Al decimo posto, San Lorenzo in Banale. È la meta ideale per una vacanza in montagna tra natura, sport e cultura, grazie ai percorsi di trekking e alle piste da sci in inverno. Al nono posto, Vipiteno. Per gli amanti degli sport, la zona di Vipiteno e dintorni offre innumerevoli attività in ogni stagione dell'anno. All'ottavo posto, Chiusa. Il comune di Chiusa, circondato da alberi di castagni e vigneti, è una delle mete più interessanti della Valle Isarco. Al settimo posto, Rango. Si trova a poca distanza dalle terme di Comano e poco più di mezz'ora di auto dal lago di Garda. Al sesto posto, Bondone. Al confine con la Lombardia è il piccolo paese dei Carbonai, le cui stradine offrono la tranquillità e il colore dei dipinti murali. Al quinto posto, Ennia. Ennia, in provincia di Bolzano, è il primo borgo diffuso dell'Alto Adige. Al quarto posto, Castelrotto. Adagiato tra prati dal verde intenso e boschi incantati, ad un'altitudine di 1060 metri. Al terzo posto, Mezzano. Mezzano fa parte del parco di Paneveggio Pale di San Martino e confina con il parco delle Dolomiti Bellunesi. Al secondo posto, Vigo di Fassa. Il magnifico borgo è un ottimo punto di partenza per le più belle escursioni nel regno affascinante delle Dolomiti. Al primo posto, Canale di Tenno. Il paese, abbandonato negli anni del dopoguerra, è tornato a vivere negli anni 60 grazie ad una vivace attività artistica e culturale. Grazie per aver visto il video e se ti è piaciuto, condividilo.